Chissà se Candy ci dirà qualcosa di più sulla nuova arrivata. Ma io non ne so niente, il che è strano. Di solito il mio papi sa sempre tutto quello che succede in città. Chi arriva e chi va. Beh, non deve essere per forza una persona che viene da un'altra città. Magari si è fatto parte della città e ha acquistato la casa dei genitori di Melanie. Sì, infatti, la nostra è comunque una città molto grande e non possiamo conoscere tutti. Non sono d'accordo, io frequento tutta New Doll City e sì, conosco proprio tutti, quindi questa persona, se della città, deve essere un'emarginata. Un'emarginata. Sì, una che sta sempre per i fatti suoi, chiusa in casa, sui libri, una come... come Daisy. Di che state parlando? Marin mi stava spiegando che cos'è un'emarginata e mi ha detto che sei tu. No, no, non ho detto questo, ho detto che potrebbe essere un tipo come Daisy. Io non sono un'emarginata, Marin, è solo che non sopporto la gente. Vedi? Avevo ragione. La nuova inquilina della casa di Melanie è una che non sopporta la gente. Oh, andiamo, Marine, è già difficile dare un parere su una persona che non conosci e tu lo stai dando proprio perché non la conosci. Sì, esatto, come vedi conosco anche le persone che non conosco, se non la conosco è sicuramente una sfigata. Marine. Allora spero che diventi nostra amica, così tutti in città la conosceranno. E chi ti dice che vuole essere conosciuta, Glitter? Magari le sta bene che nessuno la conosca. Oh, andiamo, tutti vogliono degli amici. Infatti, anche tu, Daisy, sei più felice da quando stai con noi. Sì, ma... insomma, per me è inutile parlarne. State giungendo a conclusioni affrettate. Infatti! Oh, Candy, buongiorno. Allora, hai scoperto qualcosa? Niente di niente. Il che è strano. Forse ha ragione Marin. È un'emarginata. Forse studia a caso, oppure non lo so, avrà qualche malattia, tipo che è allergica all'aria. Ah, oh, nessuno è allergico all'aria. Non è vero, Marin, è un'allergia che esiste, poverini. Oh, potrebbe essere una persona molto famosa, che semplicemente tiene alla sua privacy. No, l'avrei scoperto sicuramente. Beh, andiamo in classe, forza. Buongiorno ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi vi darò un compito super importante. Studieremo un po' di Shakespeare. Oh, da volta stomaco. Oh, che cosa romantica. Sì, infatti, e dopo la lezione di oggi, per casa, vi chiedo di fare un tema sull'amore, ok? Dovete dirmi cos'è per voi l'amore. Ma io non voglio farlo, professoressa. Come non vuoi farlo, Betty? Che significa? È un compito, non è che puoi scegliere. E poi, dai, non mi sembra di averti chiesto un trattato su Napoleone. Lo so, ma il tema, insomma, no, non mi piace. Io odio tutti. Tu dovresti diventare amica di Daisy, sai? Odio anche lei. Oh, andiamo, Betty, e smettila di fare la tipa tosta. Deve esserci qualcuno a cui vuoi bene. A Candy non la vuoi bene, eh? Sì, belle, voglio bene, ma non è amore. E poi, oddio, le voglio bene il giusto. Che significa il giusto? Betty, che è una ricetta? Ti voglio bene quanto basta. Due uova e un poco di farina. Prof. Concetta una di noi. Allora, una persona o le vuoi bene o non le vuoi bene. E poi, ragazze, non vi fate intimorire dal tema, perché l'amore non è quello per il ragazzino col ciuffo, con la gelatina. Cioè, voglio dire, l'amore ha tantissime forme. C'è l'amore, che ne so, per una sorella, per una mamma, per un'amica, pure per un cagnolino, che vi devo dire? Ah, ecco. Professoressa, posso farle una domanda? Certo, Daisy, dimmi tutto. Tu pure odi tutti? Ovviamente sì, però ecco, e se amassimo una persona che non si dovrebbe amare? In che senso? Vedi, Daisy, non esistono persone che non si dovrebbero amare, perché l'amore è il sentimento più bello del mondo e qualsiasi persona merita amore. Anche i serial killer? No, quelli no.
Ok. Anche perché sei una persona che in noi suscita il sentimento puro e immenso dell'amore. Significa che è una bella persona, altrimenti, come dice Betty, odieremo tutti, quindi nessuno è in grado di suscitare in me quel sentimento? Siete tutti cattivi. No, Betty, non penso proprio. Tu pensi di odiare tutti semplicemente perché non vuoi essere ferita dagli altri. Wow, la professoressa è una grandissima psicologa. Cosa? Non scherziamo, nessuno può ferirmi. Certo, perché tu non lasci avvicinare nessuno e quindi nessuno può ferirti. La stessa cosa fa Daisy. Beh, ma forse è meglio così, anziché farsi ferire dalle persone, no? Insomma, a volte diamo amore anche alle persone sbagliate che magari non lo meritano. No, Glitter, tenere fuori dalla porta del cuore un sentimento come l'amore non è mai la scelta giusta. È meglio soffrire, accusare il colpo e poi andare avanti con un bel... gelato! Brava, Candy, brava. E ora Shakespeare. Ehi, che ci fai qui? Oh, scusa, Daisy, so che è il tuo posto. Sì, infatti. Cos'è quella faccia? Oh, è solo che, a differenza delle mie amiche, io non sono mai stata innamorata. Quindi non so cosa si prova e non saprei cosa scrivere nel compito. Capisco. Non posso aiutarti. No, vabbè, certo che chiedere consigli d'amore a Daisy non è da furbi. Sì, infatti. Non fa niente se non hai mai avuto un fidanzato, Cindy. Significa che non hai ancora trovato la persona giusta. O forse non sono io giusta per gli altri. Insomma, tutte le mie amiche hanno un fidanzato oppure sono state fidanzate. Ma non pensarlo nemmeno per scherzo. Guarda, in realtà per me, di intelligente e super carino, ovviamente c'è solo il mio Jimmy in questa città. Il resto, meh. Quindi non è colpa tua. È colpa della città. Ok, ma di cosa potrei scrivere? Beh, non avrai mai avuto un ragazzo, ma sicuramente hai provato amore per qualcosa o qualcuno, come dice la professoressa, l'amore ha tanti volti. Però non scrivere del gelato, io una volta ci ho provato e non è andata molto bene. No, ok, ci proverò. Grazie, Candy, mi hai tirata su di morale. Detective Candy è qui per servirla. Sì, e poi magari dopo la scuola potremo andare da Alice a... Candy? Ma partecipi alla conversazione oppure no? Perché guardi le nuvole? Prima di tutto perché mi passo di vedere un unicorno. E poi, ragazze, ho avuto una brillantissima idea. Che idea? Mi fanno paura le tue idee brillanti, Candy. Sarò Detective Cupido. Cosa vuoi essere? Ho notato che qui alcune persone hanno bisogno di, come si dice, una mano a trovare l'amore della loro vita e le aiuterò io. Non so, Candy, non conviene impicciarsi nelle faccende amorose degli altri. No, infatti, la cosa non convince nemmeno me. Ma potremmo dare una bellissima festa di San Valentino ed è lì che metterò in atto le mie indagini e il mio piano. Festa? Oh mio Dio, ma che splendida idea! Brava Candy, hai ragione, festa di San Valentino, vado a preparare il tutto. Ah, come si lascia convincere facilmente. Cosa intendi fare, Candy? Allora, aiuterò Cindy, Betty e Daisy. Allora, su Cindy, ok, ci può stare, è molto timida, ha bisogno di una mano e di alcuni consigli. Betty, sicura di voler dare una mano a Betty? E Daisy, no, non lo accetterebbe mai. Ma non hai capito, non faremo niente, cioè loro non sapranno niente, noi faremo tutto in incognito. Allora, primo passo è trovare dei pretendenti oppure indagare sulle persone che amano. E quindi invadere la loro privacy. No, no, che cosa dici? Io voglio aiutarle. Sono loro amiche e le aiuterò. Forza, iniziamo. Tu sarai la mia assistente. Ma... Oh, in che guaio ci siamo cacciate. Ah,
Che succede, ragazze? Vi vedo un po' strane. Ecco il tuo frappè con doppio cioccolato, Betty. No, è colpa della professoressa e della stupida festa di San Valentino. Ci ha chiesto un tema sull'amore. Cosa? Oh, interessante. E la cosa peggiore è che ci ha promesso anche un premio. Insomma, potrebbe servirmi in pagella. Quindi devo per forza fare un buon lavoro. Oh. Io odio San Valentino. Anch'io! Beh, ma andiamo, il tema non è su San Valentino, è sull'amore. Che problema c'è? Il problema è che non mi va di farlo. Basta, la professoressa non può costringermi. Ma perché no, Betty? Devi pure essere innamorata di qualcuno. Innamorata? Io? Beh, che schifo. Che strano, se posso permettermi, io credevo che tu fossi innamorata di Jay. Non scherziamo, no. Ehi, Betty, senti. Non sono innamorata di te, hai capito? Idioti. Tutti. Ma che? Volevo solo chiederti quando mi restituirai la felpa. Hai sentito? Ha tenuto la sua felpa. È proprio amore. Ma... Bene, Glitters, il nostro video finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Fateci sapere sul nostro profilo Instagram quali dovrebbero essere le nuove coppie di New Doll City. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!